di Hardcastle e McCormick. La macchina nella fattispecie era una Coyote 10. Ora, chiamarla macchina è un concetto un po' complesso. Cerco di spiegarvi bene. La macchina di per sé era una replica della McLaren M6 GT. Il Coyote X, 10 o 10, insomma la Coyote, era basata sul telaio di un maggiolino. Per quanto riguarda il motore, ci sono delle informazioni discordanti. C'è chi parla di un motore Porsche 914 e chi dice che la macchina aveva uno small block V8. Trattandosi di un telefilm americano e di una macchina americana, ho la sensazione che lo small block V8 sia quello più probabile. Però, se voi avete delle informazioni più precise, mi raccomando, fatemele sapere qua sotto nei commenti. Particolarità di questa macchina è un po' la sua storia. È nata su un telaio del maggiolino ed è finito, nella seconda e terza serie, ad avere il telaio di una DeLorean. Quindi praticamente è passata dall'essere l'auto del giudice all'auto del giudice indietro nel futuro.